Nuovamente buona giornata, ultima parte di 7 in punto. Siamo con Cristina Cama, stiamo parlando di libri, che passione, stiamo parlando di centinaia, di migliaia di libri letti in pochissimo tempo, in un anno. Non solo quella di leggere, ma anche quella di scrivere, di raccontare le cose che ci piacciono. Così abbiamo deciso di metterci insieme e è nata subito la scintilla. Infatti quest'anno, sempre durante la Fiera delle Parole, l'8 ottobre, compiamo il nostro primo anno di vita, il nostro primo compleanno. E quindi proprio nel cuore della Fiera delle Parole di quest'anno ci sarà appunto questa candelina su cui soffiare. Esatto. E in quest'anno allora com'è nato, ma anche com'è evoluto un pochettino il blog? Il blog è voluto tantissimo, abbiamo avuto un sacco di riscontro. Siamo partiti dalla prima recensione del cappotto di Gogol, che ha scritto il nostro Alessandro Taffarello, che di professione fa il bancario. E da lì poi ci abbiamo preso gusto, abbiamo cominciato a recensire, a leggere, a farci conoscere dalle case editrici che adesso ci mandano i libri, appunto con i loro consigli di lettura. E adesso siamo arrivati a pubblicare quasi una recensione al giorno e a tenere anche delle belle rubriche all'interno del blog che parlano di letteratura, di scrittura, che raccontano i grandi eventi letterari italiani, ma anche i premi letterari. E così abbiamo aperto i nostri canali social, quindi siamo su Instagram, su Facebook, su YouTube, su Twitter e lì raccontiamo tutto quello che facciamo e le nostre passioni, cercando appunto di condividerle con gli altri lettori. E vedo che c'è tanto riscontro, c'è tanto interesse, c'è un'Italia che legge e questo ci fa piacere. Ha detto Italia. Dicendo Italia, si diceva innanzitutto che il gruppo era in un ambito più ristretto, insomma, però sostanzialmente voi dal nord-est parlate d'Italia e Sì, noi dal non nord-est solo. parliamo l'Italia, intanto devo dire che siamo uno dei pochi esempi di area metropolitana che funziona, perché veniamo da Padova, dalla provincia di Venezia, dalla provincia di Treviso, siamo quella patrieve che tanto si è voluta, ma e noi dal basso, insomma, ci siamo dati da fare per farla funzionare. Però parliamo sì a tutta Italia, perché la passione per i libri è una passione che accomuna tutti, per cui ci sono persone che ci seguono dalla Sicilia, dal sud, dal nord, seguiamo tutti gli eventi letterari più importanti. Importanti del nord, Mantova, Pordenone, Fiera delle Parole, ma anche quelli di Milano, di Roma. È qualcosa che unisce veramente tutto il paese, questa passione. Da volontari è diventato un lavoro però sostanzialmente. Non è un lavoro, è una passione, No, rimane un hobby, tuttora è una una passione. passione fatta nei ritagli di tempo, fatta di notte, fatta durante la pausa pranzo, fatta la mattina presto. E sarebbe bellissimo che un giorno diventasse un lavoro. Anche per poter stare insieme molto di più, visto che noi ci incontriamo solamente una volta al mese, per il resto lavoriamo con WhatsApp, con la mail. Per adesso ci limitiamo ad essere un blog di appassionati, poi chissà, vedremo in futuro cosa succede. Mi ero segnato un bancario, poi le altre professioni che sono presenti tra i curatori del blog. Abbiamo un bancario, Alessandro Taffarello, poi abbiamo un imprenditore. Un addetto ufficio stampa, abbiamo le ragazze che si stanno occupando di web marketing, abbiamo un SEO, che è quella persona che fa in modo che i siti siano presenti sul motore di ricerca, su Google. Quindi ci sono tante varie professionalità e tante età, dai 24 ai 50 anni, per cui copriamo tutti i gusti letterari, ma anche varie fasce, insomma, d'età con le nostre passioni. Con qualche preclusione o aperti a qualsiasi tipo di pubblicazione? Aperti a qualsiasi tipo di pubblicazione, dalla saggistica alla narrativa, all'ebook, al cartaceo, anche alla letteratura straniera, veramente ci piace tutto. Certo che non siamo dei critici letterari, quindi nel nostro blog le persone che vorranno venire a trovarci, anzi ne approfitto per dire il sito che è piegodilibri.it, non ci saranno quelle recensioni che vogliono far male a un autore che magari non ha scritto il capolavoro della sua vita, perché semplicemente noi vogliamo consigliare i libri che ci sono piaciuti, quindi non abbiamo questa spocchia del critico letterario. E quindi analizzate libri recenti, appena usciti, o anche non necessariamente. Beh, c'è una rubrica dedicata ai grandi classici, Sì. c'è una rubrica dedicata alla geografia letteraria, cioè ai libri che oltre a raccontare una storia raccontano un territorio, c'è una rubrica dedicata alle donne e alla letteratura,
E poi ci piacciono chiaramente le novità, perché è il futuro che avanza, quindi diamo molto spazio ai libri in uscita proprio per consigliarli ai lettori. Quando si entra in libreria spesso si è disorientati, si è spaesati perché ci sono veramente tantissime proposte. Cerchiamo di fare un po' da filtro e raccontare quello che vale la pena leggere. Hanno risposto prima le case editrici direttamente o le librerie in qualche caso che vi hanno in qualche modo così aiutato e stimolato? Le case editrici, soprattutto le piccole case editrici, e ce ne sono tante di veramente preziose e brave in Italia. Le edizioni Clichy, Voland, Cleup, Il Prato Edizioni. Adesso sicuramente se metto a citarle tutte poi faccio un torto a qualcuno perché qualcuno la dimentico, ma abbiamo delle realtà editoriali veramente molto molto importanti che sanno andare a cercare e a proporre veramente delle chicche da leggere. Certo poi ci sono le grandi case editrici che fanno il 75% della produzione libraria in Italia e anche loro fanno bene, però devo proprio sottolineare che meritano le case editrici e se avete voglia di leggere andate a cercare qualche bella chicca di piccole case editrici del nostro territorio che fa bene. Che si trova in assoluto. Sì. E ma anche con. Vi siete presentati voi o sono venuti loro a un certo punto? Noi ci siamo presentati Sì. inizialmente, abbiamo mandato la nostra mail dicendo chi eravamo, cosa volevamo fare, che ci tenevamo tanto e ci hanno dato subito un ottimo riscontro, sono arrivati i libri a casa e all'inizio era veramente una festa quando arrivavano questi libri. E poi adesso invece sono le case editrici a cercarci, ma anche i singoli autori che si autopubblicano ci cercano, ci mandano mail per proporci i loro libri, devo dire che sono quasi 3 o 4 al giorno e sono tanti. Sono tanti, purtroppo non riusciamo a leggere tutti. Ecco, Cristina, quanto leggi tu mediamente, sostanzialmente? Dipende, va a periodi. Ci sono dei periodi in cui mi astengo perché ho bisogno di liberarmi e poi leggo anche 3 o 4 libri in 2 settimane. Ma il blog ha aumentato la quantità di lettura che avevi in precedenza? Il blog l'ha aumentata, adesso leggiamo tantissimi perché è diventata quasi una droga, devo dire. Leggere e raccontare, per cui appena si finisce un libro si comincia subito a leggerne un altro. E quindi anche questa è un'altra passione. Tra poco c'è la fine della prima tranche. Per capire un attimino, abbiamo detto appunto di libri cartacei che è la preferenza principale. Gli ebook, audiolibri, hanno anche possibilità, diciamo, di recensione, di essere recensiti dal vostro pubblico. Assolutamente, anche gli ebook. Molti libri sono presenti sia in versione ebook che cartacea. La maggior A parte. noi piace leggere su carta perché possiamo toccare, annusare, sentire, prendere annotazioni. Abbiamo ancora un po' questa visione romantica della lettura, però non disprezziamo per niente l'ebook. Siamo tutti dotati di ebook reader ed è bello poter portare tanti libri in pochissimo spazio. Anche gli ebook ci piacciono, anche quelli recensiamo tranquillamente. Recensiamo tutto quello che è un bel libro, che sia sull'ebook, che sia sulla carta, che sia un audiolibro, a noi va bene, basta che sia un buon libro che dà qualcosa quando lo si legge. Soprattutto gli ebook che molto spesso non hanno filtri principali, a parte appunto di casa editrice o altro. Lì siete voi a imporre qualche selezione o comunque selezionate e criticate, nel senso appunto verificate poi qualsiasi libro. Noi facciamo una selezione, Comunque la fate. sì, come dicevo non siamo critici letterari per cui, e non stronchiamo pubblicamente i libri, però se un libro ci ha incuriosito, lo leggiamo e vediamo che ci sono dei problemi, non ne parliamo male. Cerchiamo solo di pubblicare le recensioni dei libri che ci sono piaciuti per condividere con le altre persone. Però succede che tanti degli autori autopubblicati, anche che si presentano con l'ebook, abbiano dei lavori, anche dei buoni lavori, però che si vede che non sono passati attraverso il filtro della casa editrice, di un editor, di qualcuno che poi lavora il libro e ne fa un'opera degna di lettura. Questo è un po' anche un consiglio sostanzialmente anche che si avvicina alla Assolutamente. scrittura. Va bene avere questa passione e fare di tutto, anche autopubblicarsi, però non perdere di vista anche l'importanza della casa editrice, di avere una casa editrice alle spalle che ti segue e ti aiuta. Assolutamente. E indica. Benissimo, Cristina Cama, tra pochissimo, piccola pausa, poi riprendiamo il nostro discorso e sarà un discorso filato per la prossima ultima tranche e ci permetterà di parlare poi anche un po' più specificamente di come sia strutturato il blog a periodo dei libri, ma anche altre cose, altri contenuti stessi del sito. A tra poco qui a Sette in Punto.
Nuovamente buona giornata, ultima parte di 7 in punto, siamo con Cristina Cama, stiamo parlando di libri, che passione, stiamo parlando di centinaia, di migliaia di libri letti in pochissimo tempo, in un anno, l'anno di vita appunto di questo blog pieno di libri, da i 12, i fantastici 12, o la sporca dozzina, come la definiamo insomma? Ma chiamiamo la sporca dozzina, va. Meglio, rende sì. Più... rende più l'idea. In assoluto. Quindi i 12 componenti del blog che abbiamo detto appunto, come si dividono il lavoro? Arriva un libro, come viene deciso? Chi lo legge, cosa fa? In vari modi. Sicuramente per i gusti che ci sono, per cui si sa che la letteratura straniera piace a qualcuno, invece i thriller piacciono a qualcun altro, certe case editrici piacciono ad altri ancora. E poi c'è un altro modo anche molto carino e divertente con cui ci dividiamo i libri, è un po' una forma di autofinanziamento, per cui arrivano i libri dalle case editrici, noi facciamo una piccola asta fra di noi, con una base d'asta di un euro, due euro, e lì chi vuole leggere il libro lo vince, chi offre di più chiaramente, questo ci serve anche per autofinanziarci, è un divertimento assoluto farla. Certo, una buona idea questa sì. Avviene nella volta al mese che vi trovate? Questo avviene nella volta al mese che ci troviamo e anche via WhatsApp, e non ti dico il delirio. Anche lì, sì. Non è che venite con i rotoli di banconote alla volta al mese, no, cioè, no. Sempre insomma... C'è sempre, alla fine, poche è anche monete. Il divertimento, insomma. Sì. Diciamo dei 12, abbiamo detto i loro impieghi, sì. Bancario, imprenditore e così via, appunto. Tu mi permetti di citarli, citiamoli. E di salutarli? Essendo perché 12 possiamo. Se lo meritano, perché sono tutti bravissimi. Allora, Alessandro Taffarello, Elena Colombo, Emanuela Nicolini, Francesca Salvalaggio, Francesca Benvenuti, Giulia De Rossi, Giuliano Gargano, Ilaria D'Angelo, Luca Ferron, Marco Chiesa e la punta di diamante Matteo Bugliaro. E con loro fanno parte di questa sporca dozzina e con loro ci divertiamo un sacco. Come diciamo appunto, come vi dividete? Quindi in questa divisione, nel tuo caso per esempio, le tue passioni principali quali sono? Che libri hai? Recensito. Io purtroppo leggo e riesco a recensire poco perché coordino tutto il blog e tutti i lavori. Però devo dire che c'è stato un libro in particolare che mi è piaciuto tantissimo e che ho recensito pochi giorni fa, che è La realtà non è come ci appare di Carlo Rovelli, che tra l'altro è un libro che ha vinto il premio Galileo, che è un premio padovano per la divulgazione scientifica, un premio molto importante. E questo è un libro veramente strepitoso, perché racconta la fisica, le nuove acquisizioni della fisica, dalla gravità quantistica, ma partendo da Democrito in modo veramente incredibile. Mi ha fatto riscoprire una materia che al liceo odiavo. E questo è un bel libro. E poi ci sono tutti altri libri, McCarthy, libri distopici, Orwell, insomma, poi tutti abbiamo i nostri gusti. Se venite a trovarci nel nostro sito, veramente si trova di tutto di più. Citavi un premio, ma ce ne sono tanti e molto spesso appunto sono premi che non hanno poi la pubblicizzazione sufficiente, diciamo, meglio. Si dice ha vinto il tale autore, ma in realtà poi quel libro viene realmente letto molto. Beh, devo voi dire, servite anche a questo, sì, avete questa importanza. Devo dire che i premi principali italiani, senza far torto a nessuno, sono il premio Bancarella, il premio Strega, il premio Campiello, il premio Campiello veneziano. E devo dire che ultimamente, negli ultimi anni, i libri che sono usciti da questi premi sono anche riusciti a scalare le classifiche. E tra i vari premi, quello che personalmente preferisco, e non è per campanilismo, è il Campiello. Perché si dice sempre, ma i premi sono vinti perché poi si decide a tavolino, prima. In realtà non è così. Il premio Campiello fa vedere, per esempio, che una casa editrice, la Sellerio, è riuscita a vincere per 3 volte in 5 anni. Quindi lì di decide a tavolino chiaramente non c'era niente. Poi quest'anno con un libro di Marco Balzano, l'ultimo arrivato, veramente bellissimo, e che è riuscito a stravincere contro quello che si vociferava essere il favorito, Antonio Scurati. E i premi letterari italiani stanno incominciando a dare buoni frutti e noi li seguiamo con molto piacere. Seguite anche un po' le dinamiche delle case editrici, in questo senso appunto apprezzate, hai citato Sellerio per esempio, anche sono bravissimi se scelgono quelli che poi vanno a vincere in continuazione, insomma. Loro sono veramente molto bravi, ma... Come sviluppano questo talento? Come sviluppano questo? Forse bisogna chiederlo a loro. Ne sarebbe bello scoprire il loro trucco, il segreto. Poi ci sono altre case editrici sempre locali, come la Marsilio, che sta facendo molto bene, per esempio con tutta la serie dei Giallo Svezia, piuttosto che i thriller, tutta la saga di Millennium.
Leggevo proprio l'altro giorno sulla lettura del Corriere della Sera un articolo molto carino di Giglioli dove si chiedeva qual era il trucco dei bestseller. Insomma, viene fuori che secondo alcune ricerche i libri che vendono tanto perché sviluppano l'ossitocina in chi li legge. Ma sarà questo? Non lo sappiamo. Appunto, infatti va capito un attimino anche come si diventa improvvisamente dei casi letterari. In quest'estate, in quest'ultimo anno ce ne sono stati diversi. Ah sì, ce ne sono stati molti, molti stranieri, per esempio La ragazza del treno della Hawkins, Millennium stesso, tutta la saga di Elena Ferrante, dell'Amica Geniale. E una cosa che si nota è che i libri che tendono a diventare bestseller sono seriali, perché le persone hanno bisogno di avere questo appuntamento, poi quando si affezionano a un personaggio non vogliono che muoia Tornano mai. sempre sulla Sì. cosa. Quindi da questo punto di vista anche autori italiani hanno preso un po' questa mania. C'è un fiorire, o meglio, forse si sono scoperti un po' più commissari un po' dappertutto, sostanzialmente. Soprattutto nei gialli, nei thriller, nei noir, sì, da Camilleri, ma anche Andrea Vitali e poi anche un altro bravissimo scrittore italiano che vende tantissimo in tutto il mondo, che è Donato Carrisi, che è partito con Il Suggeritore, poi anche lui ha alcuni personaggi li ha riportati in altri libri. E, sì, c'è questa frenesia del serial. Della soap che continua. Invece è più una prerogativa degli stranieri che degli italiani avere le coppie che scrivono a quattro mani. Ce ne sono più all'estero che in Italia. Sì, effettivamente sì, in Italia sì, forse siamo un po' più individualisti. È possibile, sì, è vero. Ci sono più coppie straniere che scrivono insieme. Ci sono anche degli esempi di collettivi molto bravi che scrivono in Italia, per esempio a Bologna, il Wuming, e quindi anche noi insomma ci diamo da fare in questo senso. A livello locale, come siamo messi? Nel senso, voi, quando, ecco, facciamo un passo indietro a un anno fa quando siete partiti. L'attenzione era comunque al mercato globale, insomma, del libro, o in qualche modo avete detto, ma potremmo però sviluppare anche l'attenzione ai nostri scrittori, ai nostri. Un po' e un po', nel senso che E la domanda la chiudo appunto, quindi c'è sì. qualche talento triveneto sostanzialmente che avete adocchiato in qualche modo in questo periodo? Ancora non abbiamo fatto i calcoli, devo dire la verità, ancora non ci siamo messi a riflettere sui talenti veneti, ma sono sicura che ce ne sono, anche perché ci sono delle ottime case editrici in Veneto e soprattutto nel Padovano. Per cui sì, questo qui è un ottimo punto di vista, lo prendo come un suggerimento per il blog, di andare alla ricerca dei talenti veneti. Ti ringrazio. Ottimo, la penna se vuoi Sì. segnare l'appunto, vediamo intanto la testata del blog Piego di Libri e approfittiamo per capire un attimino come è strutturato il blog. Quindi insomma, oltre appunto all'indicazione, abbiamo visto uno speciale Fiera delle Parole di cui parleremo tra Sì. poco, e come viene aggiornata l'home L'home page viene aggiornata quotidianamente, quindi noi pubblichiamo una nuova recensione, oppure gli articoli di alcune rubriche che teniamo. Ce n'è una a cui io tengo particolarmente, alla cui tutta la redazione tiene, che è il Monday Breakfast di Giulia De Rossi, dove lei ogni lunedì pubblica un articolo rielaborato sulla base di cose che lei è andata a spulciare nei giornali esteri e stranieri, con tante curiosità sugli scrittori, sui libri, su notizie dal mondo letterario. Vedo Questa è qua una rubrica molto una seguita. sezione di interviste anche. Sì, facciamo anche le nostre interviste, che è il libro sul comodino. Ci piace intervistare personaggi della musica, dello spettacolo, del teatro, scrittori e poi chiedere qual è il loro libro sul comodino, cioè il libro che stanno leggendo, per avere un po' qualche consiglio in più anche da loro. Vedo Pordenone Legge, che ha Sì. appena avuto un grande riscontro anche a livello nazionale. Sì. Come hanno fatto a crescere così bene in questi anni? Si Come hanno sono fatto? riusciti appunto, perché bene o male tanti grandi nomi vanno a Pordenone, come, però vengono anche a Padova, vanno a Treviso, Caltagirone, fanno altri giri. Si è capito quel segreto in più? Sono partiti prima o altre cose ci possono essere? Io non so precisamente, però sicuramente quello che è importante è che anche le istituzioni locali e Ecco. regionali prendano per mano questi festival e li accompagnino nel tempo. Io penso che questo sia anche un segreto del successo dei festival, quando tutto il territorio ne riconosce l'importanza e investe su questo tipo di appuntamento culturale.
Lo sta facendo Padova, lo ha fatto Pordenone e Mantova. Questi sono i tre festival più importanti, devo dire, a livello non solo del nord, ma direi anche a livello nazionale, quelli più ricchi. E secondo me, proprio quando tutto il territorio fa rete intorno a questi festival, allora si cresce veramente. E penso che sia questa la chiave del successo. Fiera delle Parole era nata inizialmente a Rovigo, come mi puoi Sì, spiegare la bene? Fiera delle Parole era nata inizialmente a Rovigo. È stata lì per 4 anni e poi si è spostata a Padova. A Padova ha trovato un bellissimo ambiente che l'ha ospitata, una città straordinaria, bellissima, con dei luoghi veramente meravigliosi. Penso solo agli incontri a cui abbiamo assistito all'interno del Palazzo della Ragione con il cavallo ligneo, con un'atmosfera veramente incredibile. E anche il seguito, perché la Fiera delle Parole è attesissima a Padova, non solo da noi di Piego di Libri, perché lì festeggeremo il compleanno e perché siamo nati lì, ma anche da tutta la città. Vedo che fra pochi giorni inizierà la fiera, dal 6 all'11 ottobre, e vedo che tutti stanno fremendo per partecipare agli incontri, che quest'anno sono veramente eccezionali. Se vuoi ti faccio qualche nome. Assolutamente, anche perché appunto sono diversi, c'è una quantità decisamente importante per gli incontri e appuntamenti in questi Sì, 5 giorni. Quanti sono all'incirca? sono oltre 170 eventi in 5 giorni nei luoghi più suggestivi della città. Piego di Libri seguirà chiaramente tutti gli eventi, non vediamo l'ora. Il vantaggio di essere in 12 è anche questo, poter vedere un po' tutti Sì, quanti e è vero, e raccontare davvero passarsi le tutto. informazioni, raccontarseli fra di noi. Palazzo della Ragione ospiterà degli incontri fantastici. L'inaugurazione sarà però al Teatro Verdi, che è una new entry della Fiera delle Parole come ambientazione, con il concerto di Roberto Vecchioni, che ha scritto questo spettacolo ad hoc per la Fiera delle Parole, perché lui ha proprio questo legame d'affetto con la fiera, è sempre venuto a Padova, si è incontrato anche dopo 30 anni con l'amico Francesco Guccini. E quindi fa questo regalo alla Fiera delle Parole. E poi in Palazzo delle Ragioni ci saranno gli ospiti e gli amici della fiera, Dacia Maraini, Vito Mancuso, Massimo Ricalcati, Michele Serra ha scelto la Fiera delle Parole per fare l'anteprima nazionale del suo nuovo libro, Ognuno potrebbe, con un reading. E poi chi altro? Corrado Augias, Massimo Ricalcati l'ho già detto, ma insomma ce ne sono veramente tante. E poi Tantissimo. ci sono anche tante novità. Tra gli ospiti quest'anno ci saranno Concita De Gregorio, Giovanna Zucconi che intervista Brunello Cucinelli, l'imprenditore del cashmere, del lusso, ma anche un filantropo. E poi ci sarà Maurizio Maggiani con Il romanzo della nazione, che è questo libro che sta già scalando le classifiche. Insomma, Mauro Corona, tantissimi, tantissimi eventi tutti da seguire. Non solo i big, ma anche gli altri eventi, magari nelle librerie che collaborano tantissimo con la Fiera delle Parole. Sono veramente eventi che meritano e bisogna andarli a vedere, perché si possono scoprire dei capolavori anche nelle piccole cose. E io consiglio di farsi un giro anche fra quelli. Sono diverse librerie quindi anche che ospitano Sì, appunto altri eventi, le altre librerie cornici ospitano, particolari. assolutamente sì. E anche questo è il bello della Fiera delle Parole, che fa rete fra le librerie e tutti quelli che sono coinvolti, insomma, in questa grande festa del libro. Ed è quello un po' il segreto che dicevi anche prima sostanzialmente. Sì. Una rete permette di far crescere meglio l'evento. Assolutamente sì, la rete mette giù le radici dell'evento, è quello che veramente fa crescere qualsiasi manifestazione culturale, perché la cultura è per forza di cose condivisione, quindi se non si fa rete non si può crescere, soprattutto in questo settore. Poi alla Fiera delle Parole ci saranno anche i premi letterari che abbiamo citato prima, quindi Nicola La Gioia che ha vinto il premio Strega, Sara Rattaro che ha vinto il premio Bancarella, Marco Balzano che ha appena vinto il premio Campiello, e arriveranno anche i finalisti, anche gli altri partecipanti ai premi letterari, quindi ci sarà una dimensione un po' più spettacolare, con anche grandi volti televisivi, penso a Mario Tozzi per esempio, che è il geologo, divulgatore scientifico, che è seguitissimo, ma anche letteratura in senso stretto, quindi è una fiera veramente per tutti, perché si lascia sedurre dal fascino della musica, del teatro, con tanti spettacoli, reading. Ecco, questo per il pubblico, sono presentazioni che hanno una struttura fissa o come deduco dal reading e da altre cose, viene lasciato anche la possibilità di esprimersi in modo diverso
ai vari autori. Ah, assolutamente sì, quindi oltre alle presentazioni classiche dove viene presentato il libro ci saranno tantissimi reading, questa è una nuova forma diciamo di presentazione del libro che piace molto al pubblico perché fa sentire all'interno di uno spettacolo e magari non con quel distacco che ci può essere quando io presento un libro e tu mi ascolti. Ecco, se abbiamo spiegato blog prima spieghiamo anche reading a chi non conoscesse appunto. Reading sono delle letture. Magari con un sottofondo musicale, ci saranno anche la fra delle parole, dove si leggono alcuni estratti del romanzo, quindi si fa subito entrare il lettore all'interno del libro senza spiegarlo troppo prima, quindi con in modo empatico, diciamo. È una formula molto, molto apprezzata questa dal pubblico. Ah sì, è sempre più diffusa oltretutto. Sì, 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 assolutamente. Una curiosità, un big come Vecchioni o altri dei grandi nomi che hai citato, e quanto tempo prima deve mettere in agenda la sua partecipazione? Tanto tempo prima. Tipo adesso per l'anno prossimo? Devo dire la verità che con almeno, io penso che gli ospiti della Fiera delle Parole, gli amici della Fiera delle Parole sanno già che devono partecipare, quindi sì. Penso che da soli si segnino in agenda le cose. Perché sono amici di questo evento, però sento anche perché organizzo eventi di questo genere, le agende bisogna anche riempirle 2 anni prima per alcune persone. Per cui sì, c'è un bel lavoro da fare. Eh sì, decisa programmazione, quindi vuol dire lavorarci 12 mesi all'anno. Assolutamente, ci sono 24 ore al giorno. Pure, quindi in 12 e anche più. Con questo. Tornando al blog allora, non soltanto alla sporca dozzina che abbiamo citato prima, un anno fa, e qua adesso stiamo entrando negli ultimi 3 minuti di trasmissione, un anno fa chiacchierando, presentando la fiera del blog, non avremmo potuto presentare il blog Pico di Libri. No. E dandoci l'appuntamento nel 2016, cosa racconteremo di questo cosa blog? Cosa racconteremo di questo blog? Di progetti futuri. Beh, intanto speriamo di esserci ancora, che non ci siamo arrabbiati l'uno con l'altro, ma che il gruppo tenga e regga ancora per un anno, ma penso proprio di sì perché ci divertiamo. Progetti futuri, una cosa che ci piacerebbe fare è il tour letterario, quindi passare dal virtuale al reale e incontrare le persone che sentiamo attraverso Facebook, attraverso i social, i lettori che seguono il blog, incontrarli veramente, magari in tutti insieme, andare a qualche incontro, andare a qualche evento, andare a qualche festival, salone del libro tutti insieme, quindi organizzare qualcosa per conoscerci veramente. Sì. E c'è questo spirito sostanzialmente di chat quasi, nel senso di gruppo perlomeno, insomma, che si può formare. È quello che vogliamo creare, veramente un gruppo ma con delle persone reali, animate dagli stessi interessi, quindi non rimanere solo fermi a livello virtuale. Ecco. Tutto quanto. Da pensare sempre, quindi allora cosa manca adesso? Avvisare altre case editrici, pensate anche a noi, oppure sempre stanno arrivando già un po' alla volta, una volta avvisate? No, siete, le case editrici, siete sufficientemente ma penso di coperte. Sì, poi succede che ci presentiamo, ci dicono ma noi vi conosciamo e questo ci fa molto piacere. Sì, soprattutto continuare a scrivere in modo autentico, genuino, perché le nostre recensioni sono veramente vere, cosa che a volte non accade. E, essere autentici, credere nella passione. Soprattutto io sono personalmente molto contenta per questo blog perché ci sono delle ragazze giovani che ci lavorano, che si dedicano al blog con grandissima passione. E è bello vedere questo, che ci sono dei ragazzi giovani che si danno da fare. Magari in controtendenza rispetto all'opinione generale, ma che hanno voglia di fare e si meritano di avere dei successi. E questo è bello anche in proiezione futura. Assolutamente. Ringrazio Cristina Cama, blog Piego di Libri, ricordiamo l'indirizzo del sito www.piegodilibri.it. Fiera delle Parole invece, interrogata da che giorno a che giorno a Padova? Dal 6 all'11 ottobre a Padova, il sito www.lafieradelleparole.it. Promossa, quindi per quest'oggi punto. Grazie. Grazie per la partecipazione qui a 7 in punto e buona giornata. Grazie a te, buona giornata a tutti. E buona giornata anche a voi, 7 in punto torna come di consueto domattina puntuale. Grazie, arrivederci e buona giornata.